Va ora in onda Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Gentili ascoltatori di Radio Piper, buonasera e ben sintonizzati. Inizia adesso Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. In studio Bonella Massimo, in regia qui a Fontana Fredda, Paolo Gavasso, che saluto, lo vedo di là del vetro. In collegamento con Treviso abbiamo anche il nostro direttore editoriale Rosario Moreno, che come al solito voglio sentire la voce. Rosario, come stai? Ciao Massimo, buonasera a tutti quanti, sto benissimo. Passate una buona Pasqua e una Pasquetta, mangiate tutto a posto. Vai Massimo, vuoi che do la lista della spesa delle radio? Beh sì, così è giusto anche far sentire ai nostri ascoltatori, cioè quelli di Radio Piper, che proprio grazie a te, alla tua emittente, che è composta da un network, ripetete gratuitamente questo nostro programma che, ripeto, si chiama Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, qui dalle frequenze dei 93.8 e 88.8 per tutto l'Alto Adriatico in stereofonia, dalle Prealpi friulane. Dunque, carissimo Rosario, ecco, dici un attimo quante emittenti ci sono che ripetono questa trasmissione di Radio Piper. In questo momento sono 7. Partiamo con Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Val di Chiana dalla Val di Chiada, Modena Noi Radio sempre da Modena e ovviamente su Radio Saiuz e anche sul canale classico, Radio Saiuz Classico. Poi andiamo anche sulle due web tv stasera, perché due canali tv che sono il canale live stream e il canale sul sito radiosaiuz.it. Bene, sì, infatti lo ricordiamo che Radio Saiuz è anche tv, non a caso, ecco, RST Radio Saiuz TV di Treviso. Grazie per questa collaborazione, Rosario, che ci ripeti puntualmente ogni settimana, grazie davvero. E a questo punto giro la linea subito allo studio 2 con Alviano Appi dell'associazione culturale Il Sicomoro di Pordenone, perché so che ha un ospite molto importante e parleremo anche di esteri. A te Alviano. Grazie, buonasera a tutti i radioascoltatori. Questa sera abbiamo come ospite il ricercatore documentarista Pier Giorgio Caria. Per chi ancora non lo conoscesse, possiamo dire che è stato ospitato in Rai, Mediaset, Sky History Channel, tiene seminari, conferenze, trasmissioni radio e televisive in tutto il mondo. E allora, con Pierre, che ha prodotto anche molti documentari che hanno ricevuto importanti premi, vorrei utilizzare il tempo che abbiamo a disposizione per approfondire con i nostri radioascoltatori le tue conoscenze legate agli studi sulle profezie con l'attuale serissima, direi quasi caotica situazione internazionale. Cosa sta vivendo l'umanità dal tuo punto di vista in questo momento, Pier? Tanto un saluto a te, Alviano, a Rosario, a Massimo e tutti coloro che stanno ascoltando questo programma. Saluto tutti con vero piacere.
gradimento di poter parlare a tutti voi. Dunque, l'umanità è una situazione geopolitica internazionale molto complessa. L'umanità in questo momento è di nuovo in una condizione di timore, perché questa crisi tra Corea e Stati Uniti, Corea del Nord, si teme possa sfociare anche a causa della instabilità emotiva che dimostra il presidente americano Trump, che possa sfociare in una guerra, possibilmente anche termonucleare. Le ragioni che noi potremmo trovare da un punto di vista geopolitico, strategico, militare, economico sono svariate, e questo è tema di cui si occupano grandi personaggi come Giulietto Chiesa, Maurizio Blondet e altri, ma quello che io posso dire, essendo nel campo dello studio dell'ambiente profetico, che fa parte di quella scienza che io chiamo scienza dello spirito, si stanno compiendo quelle che sono le profezie. Quando parliamo di profezie parlo di una esegesi che inizia anche 3.000 anni fa, circa 3.000 anni fa, col profeta Daniele. Quindi io, essendo 30 anni che studio queste cose, vedo compiersi queste profezie giorno per giorno, profezie che l'umanità non riesce a cambiare. Quindi il corpus profetico si sta realizzando esattamente così come è stato enunciato da veggenti, profeti, illuminati e così via, dallo stesso Signore Gesù Cristo. Allora, Pier, ci puoi dire perché l'uomo di oggi, tecnologico, scientifico, dovrebbe prendere sul serio delle profezie di 3.000 anni fa, come accennavi tu un momento fa, oppure anche più recenti? Perché l'uomo dovrebbe seriamente prendere in considerazione queste, queste cose? Per poter capire questo importantissimo tema, che se l'umanità ne comprendesse il reale valore potrebbe proiettarci in un futuro molto migliore di quello che adesso ci si prospetta, il problema è che noi dovremmo riconsiderare completamente la reale natura trina dell'uomo, che è formato non solo dal corpo ma anche dall'anima e dallo spirito, e non da un punto di vista religioso, ma lo dovremmo riconsiderare da un punto di vista scientifico. Cioè, la scienza dovrebbe dare finalmente risposte esatte agli altri due aspetti dell'uomo che sono stati relegati nell'ambito dei credo, e dare una risposta scientifica a cos'è l'anima, dare una risposta scientifica a cos'è lo spirito. Non solo questo, Alviano, la scienza dovrebbe anche riconsiderare, quindi l'umanità, la reale natura di Dio e di questi esseri che noi abbiamo definito angeli, che anch'essi sono portatori di un messaggio profetico che spiega all'uomo cosa accadrà, ma soprattutto, Alviano, non solo la cronaca di cosa accadrà, il perché accadrà questo. Quindi l'umanità ha bisogno di capire che esistono leggi che ci governano, governano la nostra natura fisica, non solamente fisica, ma anche quella animica e spirituale, e queste leggi noi le violiamo, e per cui generiamo degli effetti in relazione alle cause che noi poniamo in essere, che sono gli effetti devastanti che stiamo vivendo. Ad esempio, una delle profezie sicuramente più famose è la profezia del terzo segreto di Fatima. Ad esempio, come possiamo dire o credere alle profezie? Semplice, basta vedere se la storia poi conferma quanto nel corpus profetico era presente. Quindi nel momento in cui leggiamo che la Madonna profetizza nel 1917 che gli scienziati avrebbero inventato armi in grado di distruggere l'umanità in pochi istanti, beh, abbiamo capito che la Vergine ci ha profetizzato l'avvento dell'era nucleare, dell'era atomica. Nel momento in cui la profezia di Fatima ci dice che il mondo sarebbe stato sconvolto da terribili catastrofi geologiche e climatiche, lo stiamo vivendo. Quindi la profezia non è un fatto di crederci o meno, è un fatto di capirla nella sua intima natura scientifica e dopo vedere se la storia ci conferma che così in effetti è stato. Quindi l'uomo, se studiasse le profezie nella loro giusta luce e natura, capirebbe che con le sue scelte determina la storia. Infatti le profezie, tutte le profezie, non sono degli enunciati che si verificheranno in maniera inequivocabile, ma la Madonna o i profeti dicono: se voi non cambierete, cioè non rivedrete, ravvedetevi, se non rivedete il vostro modo di vivere, accadrà questo, questo e quest'altro. Quindi la profezia è come una specie di previsione del tempo, grazie a capacità di calcolo
e di analisi che noi ancora non comprendiamo, che invece la mente divina può fare, è possibile capire da qui a un tot tempo, anche migliaia di anni, che cosa succederà quando l'umanità intraprende un determinato cammino. Quindi c'è da riaffrontare tutta la questione profetica e anche teologica e anche divina e anche religiosa da un punto di vista completamente diverso che quello connaturato al tempo di oggi, e cioè quello scientifico. Certo, possiamo dire che anche noi nel nostro piccolo cominciamo da alcuni anni, grazie ai satelliti, ma magari a fare alcune profezie, per esempio quelle sul tempo. Certo. E quindi c'è una certa... qualcuno che ha una tecnologia molto più alta di noi evidentemente può intuire... degli indirizzi dell'umanità, così come stai sostenendo tu. Rispetto a quello che hai detto un momento fa, tu fai capire che però le profezie non necessariamente certo, dovrebbero accadere. Allora, visto che scusa, che abbiamo qualche minuto in più rispetto a quello che ci eravamo dati, sì, c'è una possibilità di rimedio da parte di questa umanità, forse anche parziale, e dove sta la possibilità di rimediare, se c'è, a ciò che sta succedendo? La possibilità di rimediare, Alviano, c'è ipoteticamente, praticamente secondo me non c'è più, perché essendo io un ricercatore e un divulgatore che sta sulla piazza da ormai quasi 30 anni all'anno prossimo per essere esatti, io in questi 30 anni che giro il mondo, che parlo a migliaia di persone, milioni attraverso le televisioni, quello che vedo è che l'uomo tutto ha tranne che voglia di cambiare, e l'unico modo per rendere inattive le terribili profezie sul futuro dell'umanità, terribili da un lato ma anche meravigliose dall'altro, l'uomo dovrebbe cambiare attitudine. Io vedo che l'uomo non ha nessuna intenzione di cambiare attitudine, anzi peggiora nella sua attitudine di violazione delle leggi della natura. Quindi stiamo portando il tutto ad una estrema conseguenza negativa, seppure devo anche testimoniare che all'interno di questo fosco panorama, di questa situazione negativa, ci sono molte persone, secondo me alcuni milioni, che hanno capito e stanno rivedendo e mettendo in pratica un modo di vita completamente diverso, che è in grado di determinare per queste persone un futuro assolutamente meraviglioso, che è quello che Cristo profetizza, cioè l'avvento di un nuovo regno. Un nuovo regno non è la nuvoletta con l'angelo che suona l'arpa, un nuovo regno è una nuova società con delle leggi civili e sociali giuste, una nuova società con energie pulite, una nuova società senza le guerre, una nuova società che finalmente lavora per la salute del pianeta e non per la devastazione, che come invece accade adesso. Quindi questo futuro lo determiniamo noi con le nostre scelte. Quando diciamo Dio giudica, semplicemente Dio prende atto delle nostre decisioni, tutto lì. Quindi se noi scegliamo secondo una certa linea avremo un futuro bellissimo e Cristo ce lo garantisce, ma se scegliamo l'opposto avremo un futuro terribile. E il futuro terribile più grave che è nel corpus profetico è la distruzione dell'umanità attraverso una guerra termonucleare. Allora, ecco, riprendo dallo studio 1, ricordo che state ascoltando, per chi si fosse messo in ascolto in questo momento, chi sta viaggiando con la macchina ed è sintonizzato con noi, questa è la trasmissione di approfondimento culturale Pianeta Oggi 20 nel mondo, qui dalle frequenze di Radio Piper sui 93.8, 88.800 per tutto l'Alto Adriatico in sistema RDS stereofonico. Dunque, io vorrei fare anche una domanda a Pier Giorgio, dicendo questo, visto che avete toccato un attimo l'atto spirituale, no? Ma tutta questa devastazione che abbiamo sul pianeta, questi pazzi che sono praticamente a capo di nazioni tra virgolette importanti, perché purtroppo quando si muovono possono creare dei danni se non c'è un buon pilota, ecco, diciamo danni fino alla totale distruzione del pianeta e del genere umano. Ecco, io pregherei tanto, guarda, che dall'alto, visto che dall'alto si può far tutto, siccome qui c'è anche gente, come dire, in questo pianeta civile che rispetta la natura, che l'ama, che la conserva, che lotta per difenderla, come ad esempio queste associazioni come anche la vostra e non solo, in America Latina ci sono altri centri molto importanti, sì, che lavorano in questa direzione. Ecco, dall'alto non riescono a fargli venire
un blocco ai nervi, alla muscolatura di questi personaggi, bloccarli per salvare il problema perché, Massimo, scusa poi ti lascio tutto il tempo, perché noi non so come riusciremo, che al momento non abbiamo nemmeno i mezzi più basilari, ecco, per fronteggiare un carro armato di questo tipo. Prego. Ma il problema, Massimo, è che noi ancora non abbiamo capito, perché purtroppo le chiese non ce l'hanno spiegato, anzi hanno fatto tutto per occultare questo. Non comprendiamo Dio e non conosciamo i suoi progetti. Quindi lui ha a disposizione quella che Cristo definisce legioni di angeli, che hanno poteri non solo diciamo personali, ma anche scientifico-tecnologici per l'umanità assolutamente inimmaginabili. Ecco, questi esseri sono qui già da molto molto tempo e stanno lavorando per la salvezza della migliore qualità del genere umano in maniera assolutamente straordinaria, anche se relativamente occulta. Quindi se tu non sei un ricercatore come lo sono io, non ti puoi rendere conto, anche per la censura attuata dai mass media, non ti puoi rendere conto di un fatto straordinario, cioè noi esistiamo e siamo ancora vivi sulla faccia della Terra solo grazie all'aviazione e agli esseri extraterrestri che sorvolano e agiscono e operano nel nostro mondo. Ci hanno già impedito varie volte lo scoppio di una guerra termonucleare, perché c'è un progetto, c'è un fine in questo disegno, e questo fine è che l'umanità deve essere selezionata, perché per poter costruire una nuova società nel futuro è necessario selezionare gli elementi migliori dell'umanità, quelli che sono incorruttibili. Quindi questo processo, fino a che non sarà terminato, questi esseri non faranno azioni eclatanti a livello globale, ma le faranno e interverranno e porranno in salvo tutte quelle persone che hanno messo in pratica i loro consigli, i loro insegnamenti, che alla fine non sono altro che quello che Cristo ci ha detto 2000 anni fa. Quindi c'è il progetto, c'è lo scopo, ci sono tutti i mezzi per realizzarlo. Il problema è che la società umana non lo conosce, gli viene nascosto e soprattutto non cerca di capire, perché è indifferente, è cinica, è egoista e non vede al di là del proprio naso. Beh, comunque penso che hai detto una cosa importante, perché qualcosa è appunto stato fatto, scusa il gioco delle parole, il fatto stesso di aver bloccato eventuali incidenti tremendi per il pianeta, quindi la risposta mi piace, insomma, qualcosa è stato fatto, per fortuna dico. È stato fatto tantissimo, Massimo. Se Chernobyl non ha devastato l'intera Europa a causa di un'esplosione, dopo quella di pressione che è accaduta, ma una esplosione termonucleare che stava per avvenire, lo dobbiamo a questi mezzi che sono entrati dentro la centrale e hanno impedito che il materiale radioattivo raggiungesse la massa critica, così come sono interveniti a Fukushima e in tanti altri luoghi dove l'uomo con la sua follia irresponsabile ha generato energie e strutture che poi non è in grado di controllare. Quindi assolutamente io testimonio l'assoluta verità dell'intervento nell'arco di questi ultimi 70 anni ad altissimo livello di questa aviazione extraterrestre e soprattutto degli esseri che ne sono diciamo alla guida. Quindi questo c'è, un fatto storico provato, abbiamo i documenti militari, addirittura, Massimo, sono emersi recentemente nuovi documenti militari che dimostrano che gli Stati Uniti d'America possiedono astronavi extraterrestri sin dal 1941. Quindi sono 70 anni che ci prendono per il sedere, ma in una società fatta di gente egoista, di gente indifferente, di gente che non vede al di là del proprio naso e non si interessa di questi argomenti e tantomeno del bene comune, che vogliamo fare? Certo, io do subito la linea ad Alviano, volevo solamente collegarmi con quest'ultimo tua osservazione, perché proprio sulla nostra testata pianetaoggitv.net c'è proprio un documento nella home page che parla invece di personaggi di tipo militare russi, che invece proprio a una vostra delegazione di giornalisti hanno dichiarato che il fenomeno esiste. Credo che vi abbiano anche consegnato alcuni documenti. Sì, assolutamente. Questo, sì. Col generale Gennady Reshetnikov, purtroppo sì, Scomparso l'anno scorso, sì, In agosto, mi sembra. Ecco, sì, esatto.
purtroppo, ecco, questa è stata per me una grave perdita, perché gli unici che riescono a dirci qualcosa poi purtroppo vengono a mancare, e questo mi rammarica. Comunque questi sono dei fatti importanti che meritano di essere messi in evidenza, anzi non escludo che mai prossimamente potremo fare o addirittura aprire una nuova rubrica esclusiva solo sull'informazione degli UFO, l'ufologia ieri e oggi. È un'idea, poi ne parleremo, un'idea che ho voluto così esprimere in diretta insieme ai nostri ascoltatori. Prego Alviano. Ecco, penso che abbiamo il tempo giusto per un'ultima domanda, e anche sì, se tu hai già indirettamente risposto, secondo me, a quello che io adesso ti chiederò, sì, vorrei dirti che molte persone dicono continuamente, secondo me con una certa leggerezza, ma sì, le guerre ci sono sempre state, si è sempre parlato di fine del mondo, fine dei tempi, cose così, ma la società è sempre andata avanti. Per consapevolizzare di più chi ci sta ascoltando, che cos'è che rende questo momento così decisivo, forse come è stato espresso nel capitolo 24 di Matteo, da Gesù, parlando di fine dei tempi? Sì, e di giudizio. Intanto Alviano premetto una considerazione: è vero che spesso le persone dicono i terremoti ci sono sempre stati, le guerre ci sono sempre state, ma io dico anche il cancro c'è sempre stato. Allora, siccome c'è sempre stato, che dobbiamo accettarlo, dobbiamo fare una ricerca scientifica per eliminare il cancro? Quindi io contro queste persone sono abbastanza, come dire, rigido, e dico che sono semplicemente degli sciocchi, degli stupidi e dei menefreghisti che non vogliono fare nulla per il bene del genere umano. Se il genere umano è malato, bisogna darsi da fare con tutte le nostre forze e tutta la nostra intelligenza per risolvere questa malattia. Se no, che esiste a fare la scienza che studia le malattie per debellarle? Mi pare un ragionamento sano questo, mi sbaglio? Assolutamente. Detto questo, ciò che rende questo momento storico particolare è il discorso che ho fatto prima. Dio ha dei progetti, e questi progetti devono compiersi all'interno di un tempo. Questo tempo nel corpus profetico è indicato, c'è una profezia di Garabandal estremamente precisa, dove nel 1965 alla veggente, una delle veggenti, dei veggenti, Conchita Gonzalez, la Madonna dice: ci saranno altri tre papi, poi inizierà la fine dei tempi. La fine dei tempi è un termine teologico che ritroviamo nelle profezie di Daniele di circa 2600 anni fa. Quindi la fine dei tempi è iniziata, secondo le rivelazioni della Santissima Vergine a Garabandal, è iniziata con la morte di Papa Giovanni Paolo II. Quindi il primo papa della fine dei tempi è stato Papa Ratzinger, Papa Benedetto. Il secondo papa della fine dei tempi è questo papa, Papa Francesco, che dovrebbe essere il papa nero della profezia di Malachia. Ne manca solo uno, quindi i tempi stanno scadendo, quelli che Dio ci ha dato e che ci diede anche Cristo. Questa generazione non passerà prima che le mie parole si compiano. È una generazione, nei termini in cui Cristo l'affermava, intendeva dire una generazione astrologica, che sono circa 2100 anni. Quindi nel momento in cui termina l'era dei pesci e stiamo entrando dentro l'era dell'acquario, questo tempo sta scadendo, e siccome il corpus profetico dice tutto quello che accadrà nella fine dei tempi, io che sono un ricercatore e studio la situazione mondiale anche da un punto di vista strategico, militare, politico, economico, climatico e così via, dico: si stanno compiendo tutte le profezie, quindi non manca tanto tempo alla conclusione di questo progetto divino, che, tolta la terribile crisi che l'umanità sta vivendo e che peggiorerà, sfocerà comunque in un evento grandioso che è la seconda venuta di nostro Signore, il contatto cosmico, la selezione e purificazione dell'umanità e del pianeta Terra, e finalmente l'instaurazione di una nuova società, quella che noi chiamiamo la nuova era. Quindi il fine è straordinario, ma ci costerà molto molto dolore. Io dico sempre, Alviano, non mi credete, io non ho bisogno di essere creduto, io devo solo dire delle cose, annunciarle, indicarle, poi è nella libera scelta di ciascuna persona andare a verificarle, essere d'accordo o non essere d'accordo, perché alla fine a me non interessa
nel senso, io non voglio obbligare le persone a credermi o a fare una scelta, è un problema personale, perché ciò in cui noi crediamo è il termine di paragone che ci porta poi a fare le scelte di vita. Quindi ciò che uno crede diventa poi la sua scelta di vita. Quindi ognuno raccoglierà in base al suo credo, in base alla sua opinione, in base alla sua certezza, e da quello che ogni persona raccoglierà potrà ben capire se credeva bene o se credeva male. Guarda Pier, noi ti ringraziamo, io personalmente, per il tempo che ci hai dedicato e soprattutto speriamo di aver instillato proprio questo sentimento di approfondimento, di ricerca in cui chi ci ha dedicato la sua attenzione in questi 20-25 minuti. Posso dire un'ultima cosa? Prego. Molto veloce, per aiutare le persone a questi temi che io stesso dico sono estremamente complessi perché richiedono una conoscenza di varie discipline sociali, scientifiche e così via, io rendo disponibili a chi me ne fa richiesta gratuitamente 18 libri in formato elettronico che sono un'ottima base per iniziare a capirci qualcosa, dove ci sono anche tantissime profezie e tantissime analisi del nostro mondo da parte delle civiltà extraterrestri. Poi mi dovete scrivere a questa mail info@piergiorgiocaria.it, scrivetemi facendo richiesta di questi testi, io vi mando un link e ve li scaricate gratuitamente. Dopo ho un canale YouTube dove ci sono un grande numero di conferenze, anche queste gratuite, che possono essere visionate, dove io spiego e presento un grandissimo numero di prove, di ragionamenti, di elementi che possono aiutare le persone nella loro ricerca. Quindi andate su YouTube, Pier Giorgio Caria 59, e c'è il mio canale. Poi ho anche una pagina Facebook, quindi le persone mi possono scrivere, per cui posso dare ai miei simili, diciamo così, delle fonti da cui poter arricchire e approfondire questo tema e questa conoscenza. Grazie, rinnoviamo il nostro apprezzamento e ringraziamento e passo la linea a Massimo Bonella. Grazie, un caro saluto Pier. A tutti voi, Alviano, a presto. Grazie. Bene, riprendiamo la linea dallo studio 1, ringrazio anch'io il ricercatore e reportagista Pier Giorgio Caria, speriamo anche di averlo in televisione, ecco, sul nostro settimanale. Prima di chiudere ricordo che questa trasmissione Pianetologi Viventi nel Mondo è stata trasmessa da Radio Piper dai 93.800 88.800 per tutto l'Alto Adriatico in stereofonia col sistema RDS e ripetuta grazie alla collaborazione gratuita del network online di Treviso RST Radio Science TV. Bene, non mi resta che congedarmi da voi, grazie per la vostra cortese attenzione, a voi tutti un buon proseguimento con la nostra programmazione. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo a cura di Massimo Bonella, in onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper.